Andrea Lorenzi si presenta in piazza la sua coalizione, ci siamo adesso, non si può più tornare indietro. E questa è la partenza ufficiale, già l'avevamo fatto con la stampa, ma il vero momento d'inizio è questo, l'incontro con la città, l'incontro sulla piazza e la scelta della piazza non solo simbolicamente ma come atto importante da fare nel cuore della città e da farlo in forma corale. Infatti questa sera sul palco non sarò solo, ma con me ci saranno 10 protagonisti che incarneranno 10 punti centrali nel nostro programma. Il punto di forza del suo programma elettorale per la nuova San Sepolcro? Il punto di forza si chiama città. Dopo tanti anni in cui abbiamo narrato e raccontato il borgo come luogo identitario e chiuso, noi vogliamo aprirci e tutte le strade che portano all'apertura sono valide, da un lavoro sulla rigenerazione urbana alle infrastrutture che ci dovranno connettere e collegare con il resto della Toscana, con la valle, e un lavoro importante da fare dopo il Covid sulla sanità. La sanità diventa davvero prioritaria, sulla sanità terremo un'attenzione veramente alta per il rilancio delle politiche del territorio del nostro ospedale. Senta, nel futuro, nel sogno, nel periodo ipotetico della realtà, sarà possibile un giorno rivedere la ferrovia Arezzo-San Sepolcro? Questo è un sogno che ci portiamo dietro, ma la costruzione di questo sogno va portata avanti. La porteremo avanti già da venerdì prossimo, in cui faremo un incontro sulla nostra rete ferroviaria, il collegamento per ora quello esistente fino a Terni e lo spostamento eventuale della stazione per poterci prevedere in un futuro il collegamento non solo con Arezzo, perché lì si tratterebbe di chiudere un anello e poco senso ha, ma il collegamento tra Arezzo e arrivare fino al mare, quindi una due mare ferroviaria è un sogno per cui vale la pena lavorare non per domattina ma per i nostri figli e le nuove generazioni.